Un percorso alternativo per il quarto lotto della Teramo Mare che permetta di ridurre il rischio idrogeologico e allo stesso tempo salvaguardare i terreni di pregio agricolo che si trovano nella zona di Piane Tordino e Castellanciano, secondo quanto previsto dal PRG vigente a Roseto degli Abruzzi. E questa è la richiesta fatta all'Aquila Regione ANAS da parte della delegazione di amministratori rosetani incaricati dal Consiglio Comunale organizzata per rappresentare le criticità riguardanti il progetto del quarto lotto della Teramo Mare e sollecitare una modifica al tracciato. È stata una discussione accesa, ma anche nel rispetto e nell'interesse appassionata. La nostra passione è stata manifestata da due punti di vista: mantenere il rischio idrogeologico contenuto, quindi l'argine del fiume che preoccupa i cittadini e i comitati, ma anche salvaguardare i terreni di pregio appunto agricoli di quella zona. Ovviamente ANAS risponde che lo studio fatto, soprattutto a livello idraulico, non consente l'avvicinamento al momento, secondo i loro calcoli e studi, all'asta del fiume. L'incontro richiesto dal sindaco e accordato in tempi stretti dal presidente Marsiglio rappresenta un primo passo verso l'unica via percorribile per cercare di spingere ANAS e il commissario Mucilli a modificare il tracciato. Marsiglio infatti rappresenta l'unica figura che, secondo il decreto sblocca cantieri, può interloquire con il commissario. Il presidente Marsiglio, che come saprete e come abbiamo ribadito in quella sede, ha in qualche modo il potere di dover manifestare l'intesa con ANAS perché il progetto, finita la procedura di VIA, poi venga avviata la fase della progettazione definitiva e della conferenza servizi ad essa associata. Ecco, appunto, ha chiesto ad ANAS, insieme a tutta l'amministrazione, di valutare una fattibilità su diciamo, un'asta che si possa traslare a sud del percorso attualmente tracciato. Ovviamente le perplessità inerenti ai volumi di traffico, allo sblocco sulla statale 16, alla inopportunità dal nostro punto di vista dello snodo su Castellanciano sono state manifestate e consegnate al tavolo stesso. Sarà premura mia e di tutti i consiglieri delegati di riportare in consiglio comunale tale problematica con i comitati, ma soprattutto di continuare questa battaglia pacifica ma in qualche modo concreta. Vogliamo che l'opera si faccia, ma a determinate condizioni.